Siamo molto contenti di essere questa sera qua all'Ingria Woodstock Festival. Vi facciamo adesso ascoltare il brano che dà il titolo appunto al disco. Si intitola Il Viaggio ed è un augurio per tutti che possano prima o poi dare una svolta, metaforica o meno, alla propria esistenza. Questa è Il Viaggio. Dietro brillano i cordi messi ai bordi di una notte di città, cartocciati in tasca, tenuti insieme apposta, biglietto solo andata ed incoscienza dell'età. La metà poco importa se al fondo c'è l'idea di ritrovare il tempo dentro l'elenco di chissà, dovere di quel viaggio, asfalto ed anima, trovare quel coraggio di gridare ancora e non crederesti mai di farcela davvero, lo giuro chi stai, conoscerti ora verso il cielo sicuro nel viaggio. We'll be right back.
sempre ricca di eventi, un'altra edizione dell'Ingria Woodstock Festival. Sì, siamo molto orgogliosi di ogni anno di poter riproporre l'Ingria Woodstock Festival perché ci crediamo molto e ci piace trascorrere questi primi weekend di estate, anzi di fine primavera, in compagnia di buona musica. Il ricco panorama musicale di questa edizione. Sì, quest'anno abbiamo avuto di nuovo una grandissima richiesta da parte di molti gruppi di iscriversi all'evento, quindi in questa maniera riusciamo ad avere sempre più opportunità di offrire uno scenario a tantissime, diciamo, band dal mondo underground che, tra virgolette, anche sconosciute più, e questo ci rende molto, molto orgogliosi. E abbiamo avuto ieri sera i Blind Web e i Manifesto, che erano più di una matrice di stampo, diciamo, punk. Poi oggi invece abbiamo più, diciamo, dal cantautorato di Marzolla, che viene da Torino, i Flatmates, che vengono sempre da Torino, e Musnego e Ernascat, che hanno appena inciso un EP e quindi sono qua a mostrarlo a noi, al nostro pubblico di stasera, e infine le Pietre dei Giganti, che arrivano addirittura da Firenze e che ci offrono, diciamo, addirittura a taglio, diciamo, un pochettino più stoner e progressive. Just stay together.
C'è un'attenta selezione per quanto concerne i gruppi scelti. Sì, diciamo che c'è tutta una parte di direzione artistica, sono tutti volontari che ci tengo a ringraziare perché sono sempre amici e ci permettono di realizzare questo evento, perché senza di loro non si potrebbe fare. Dopo la riuscita dello scorso anno, anche quest'anno è tornata lo street food. Sì, lo street food possiamo dire sta diventando quasi una costante anche qui all'Ingra Busso Festival e ci dà modo anche di ampliare anche la gente che ci viene a trovare, e così oltre alla Proloco può trovare magari qualche specialità del territorio anche diciamo al piano superiore dell'Ingria Woodstock Festival. Quanto tempo ci vuole per organizzare il Woodstock Festival? Quando iniziate? Oh caspita Simo, qua organizzare l'Ingria Woodstock Festival è davvero un'impresa quasi. Cominciamo, sì. Diciamo, ci prendiamo un mesetto di pausa, ricominciamo a settembre e pensiamo a quello del prossimo anno. Sì, forse sì. Queste sono più o meno le tempistiche, ci vuole molta dedizione, ma Simone mi dà sempre una grande mano e riusciamo a organizzare il tutto. Sì, ci vuole più che altro, è un processo che non finisce mai, dinamico, sempre presente, bisogna sempre ascoltare nuovi gruppi, essere sempre diciamo sull'onda anche di tutti i vari festival del canavese. Teniamo a precisare che facciamo parte di Canavese C'è Roba, che è nata appunto diversi anni fa come amicizia tra festival, in maniera tale da poterci coordinare e organizzare tutti insieme una serie di eventi a scopo ovviamente musicale. E ci tenevamo appunto per pubblicità al Coppa Rock della prossima settimana. E poi non solo, ma ci saranno tutti gli eventi del canavese di quest'estate, il Michelin Rock Festival che è il 29 e 30 giugno ad Ivrea, il Frassi Beer che è il 6, 7 e 8 di luglio a Frassinetto, il Borgiallo Blues Festival che è il 14 luglio a Borgiallo, la Polide che è il 19, 20, 21 e 22 di luglio di Alfre e infine il Generator Party che è il 28 di luglio. Quindi diciamo un'estate ricca di occasioni musicali e sembra sempre non più perdere, incredibile. È incredibile, cioè abbiamo tantissime opportunità per scoprire musica nuova. Ok ragazzi, we'll be right back.
Al basso abbiamo Giovanni. Particolare ringraziamento sicuramente va alla Proloco di Ingria, ma anche a tutti i ragazzi dello staff dell'Ingria Wussos Festival. E anche un ringraziamento ai ragazzi di Eporadio, Massimo e Alessandro, che sono venuti a darci una mano nella presentazione dei gruppi. Sì, io vorrei fare proprio una dedica a tutti gli amici che sono qua quest'anno a darci una mano, quindi Marco, Luca, Davide, Valeria, Roberto e diciamo poi tutta la parte diciamo del service, quindi Luca Sky, on stage. E tutti i ragazzi che sono venuti, ovviamente tutti i gruppi, perché grazie a loro siamo riusciti ad essere qua oggi. E poi abbiamo anche una piccola mostra dedicata a Busto, in quale c'è un artista che presenterà delle immagini, che è Paolo, quindi ringraziamo anche lui. Grazie a tutti quanti, perché credo che nessun evento sia fatto mai individualmente, ma grazie a una grande collettività di persone che si danno una mano e vogliono realizzare qualcosa di bello. Quindi grazie a voi, grazie a tutti. Un pezzo dedicato a una ragazza, tra l'altro di Rivarolo, che non c'è più. È finito il tempo per parlare un po' di noi, per quell'appuntamento a cui non siamo giunti mai. È semplice comporre storie d'amore come sei. Ti avrei voluto piangere. È scaduto il tempo per parlare un po' di noi. Ormai da qualche tempo sei più vivida che mai. È importante l'atterraggio e non la caduta. Se si spegne poi la luce, we'll be right back.
buono, totale fallimento della mia generazione.